Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone, sempre in collaborazione con Asso Camere Estere, Your Italian Hub e Aitali. Oggi nuova puntata per mettere a confronto Italia e Stati Uniti d'America. Nostro ospite per Ok Italia Parliamone, per parlare di come vive la nostra comunità italiana a New York e negli Stati Uniti, abbiamo Francesco Genuardi, Console Generale a New York. Benvenuto Genuardi. Grazie, benvenuti a voi qui a New York. Bene, sempre insieme a Genuardi vedete anche la mia compagna di avventura in questo ciclo di approfondimenti, Letizia Airos, editor in chief di Italy Network. Benvenuta anche a te, Letizia. Benvenuti a tutti quanti e da una bellissima giornata di sole a New York. Ecco, però non abbiamo certezza, Letizia, perché vediamo sempre un muro, non vediamo dietro fuori alla finestra lo splendido panorama di cui sicuramente tu. Purtroppo le luci non ci aiutano, non lo potrei fare. Questo è vero. Bene, allora, innanzitutto io vorrei innanzitutto raccontare un pochino chi è il nostro ospite di oggi, il nostro console generale Genuardi. Genuardi è un diplomatico italiano che ha il grado di ministro plenipotenziario e alle sue spalle ha ben oltre 23 anni di esperienza in vari settori delle relazioni internazionali. La sua carriera diplomatica inizia nel lontano maggio del 1993, a seguito appunto di un regolare concorso in cui lui è entrato, grazie al quale è entrato appunto nella carriera diplomatica. Inizia la sua carriera e tra il 93 e il 98 presta servizio alla Direzione Generale per gli Affari Economici, occupandosi soprattutto di questioni internazionali concernenti la protezione dell'ambiente e si è anche occupato del servizio stampa ed informazione. Subito dopo, tra il 99 e il 2002, ricopre il ruolo di console aggiunto al Consolato Generale di Buenos Aires e successivamente diventa consigliere presso la rappresentanza permanente presso la NATO tra il 2002 e il 2005, dove si occupa, tra le altre cose, anche dei rapporti con i media accreditati a Bruxelles e con l'Assemblea parlamentare della NATO. Dall'ottobre 2005 poi presta servizio al gabinetto del ministro, servendo per i vari ministri degli esteri che si sono succeduti negli ultimi 11 anni e si è occupato prevalentemente di questioni parlamentari. Dal novembre 2014 poi al 2016 è stato capo ufficio rapporti col Parlamento del gabinetto del ministro degli esteri della cooperazione internazionale, l'allora ministro appunto l'onorevole Paolo Gentiloni. Subito dopo, nel 2016, viene nominato console generale a New York, incarico che ancora mantiene, ma mantiene oramai, siamo agli sgoccioli dell'incarico di Genuardi, perché ce lo racconterà lui, dal prossimo mese di aprile è stato chiamato a ricoprire la carica di ambasciatore d'Italia in Belgio. Beh, abbiamo sicuramente raccontato brevemente soltanto parte delle esperienze del nostro ambasciatore. Siamo al termine del mandato, Genuardi. Riusciamo a fare insieme per i nostri ascoltatori di Ok Italia Parliamone un piccolo resoconto della sua esperienza newyorkese, a raccontare un pochino questo ultimo difficile anno e soprattutto ci racconti come vive la comunità italiana a New York? Grazie, grazie anche della vostra introduzione, è un piacere essere qui con voi. E 5 anni, come lei ha detto, ha ben detto, molto intensi alla guida di questo Consolato Generale d'Italia a New York, che è competente sia per la città di New York, lo stato di New York, il Connecticut e gran parte del New Jersey, la cosiddetta Tri-State Area, densamente popolata da cittadini italiani, da cittadini italoamericani e da più in generale cittadini che amano l'Italia. Il consolato che ho avuto l'onore di dirigere in questi anni si inserisce in un gioco di squadra istituzionale che è diretto e promosso dalla nostra ambasciata d'Italia a Washington, che coordina il lavoro di vari consolati che sono presenti nelle città più importanti degli Stati Uniti. E quindi per me è stato un enorme onore questo incarico che mi hanno affidato dal 2016. Il consolato ha tantissime funzioni, diciamo che una delle funzione essenziale è quella di essere il municipio degli italiani di New York, è una comunità straordinaria, bellissima, forte, resiliente, importante e ecco, cercare di servirla in tutti questi anni è stata una sfida e un onore straordinario. Parliamo della comunità, è una comunità che diciamo, non può essere diciamo, raccontata solo con la parola comunità,
ci sono diverse sfaccettature e una presenza, diciamo, di italiani con storie diverse. Ci può dire qualche cosa sulla comunità qui negli Stati Uniti, in particolare a New York? Sì, molto volentieri. La comunità, come giustamente lei dice, Letizia, è variegata, è un caleidoscopio di storie, di vite, di percorsi che sono molto diversi fra loro. Come console generale mi ero prefisso l'obiettivo di essere appunto aperti, inclusivi e di dare anche fare percepire a tutta la comunità in tutte le sue fasce, in tutti i suoi strati, che il consolato generale appartiene alla comunità, e per comunità intendo tutti quelli che hanno legami, storie legate all'Italia, che possono essere appunto risalire a tempi più antichi, indietro, a cose più recenti, o anche chi aspira ad essere un amante della cultura italiana, del nostro paese e delle nostre cose. Tutto questo per me è comunità, e quindi, come lei giustamente dice, è un concetto che forse appunto va inteso in senso più largo e non tecnicamente stretto come coloro che hanno il passaporto italiano qui a New York. Come lei ha detto, c'è una comunità più antica, una comunità italo-americana che spesso non parla la lingua italiana, una relativamente più recente, e poi ci sono i giovani, su cui voi avete anche concentrato e avete la vostra attenzione, e avete organizzato diverse iniziative fra le tante, e che secondo me sono state importanti per avvicinare anche questa nuova migrazione alle istituzioni. Me ne può parlare? Sì, no, assolutamente. Diciamo che il lavoro di avvicinamento del consolato alla comunità è stato a 360 gradi in questi anni. Ovviamente i giovani sono una componente strategica importantissima, perché riguardano il nostro futuro e il futuro della comunità italiana, quindi ci ho tenuto in modo particolare a coinvolgerli sempre. Però ecco, credo un tentativo che ho fatto è stato quello di coinvolgere sempre tutti, sempre. Ecco, di non lasciare compartimenti stagni fra i vari segmenti della comunità. Lo sapevamo bene che ci sono certi diciamo settori della comunità italoamericana che ovviamente hanno meno familiarità con dei mondi della nuova mobilità italiana professionale che è atterrata a New York in questi ultimi anni, però tutti indistintamente apportano qualcosa, sono portatori di italianità. Quindi ecco, il consolato come punto di riferimento per tutti, in una maniera contemporanea, aggiornata all'epoca in cui viviamo, e che oltre a fornire i servizi, perché ecco, questo ho cercato di non dimenticarlo mai, il consolato è qui, diciamo, il core business, la ragione sociale della ditta è quella di fornire servizi consolari, ma di essere anche un punto di riferimento istituzionale, culturale, sociale, e soprattutto, mi lasci dire, umano per tutti quelli che appartengono a questa comunità intesa in senso largo. Ecco, scusami, Letizia, sì, volevo fare questa domanda, perché ecco, il console Gerardi ha avuto la fortuna, forse possiamo anche definirlo una fortuna, di essere console generale a New York quando vi è un governatore di origine italiana, Andrew Cuomo, e allo stesso tempo anche un sindaco De Blasio. Leggevo che pare che lei, prima di arrivare anche a New York, sia anche andato a curiosare nella terra di origine di Bill De Blasio. Ecco, com'è stato lavorare con questi due importanti personaggi di origine italiana, e in che modo eventualmente la comunità italiana ha tratto anche dei benefici da avere loro alla guida della città come dello Stato? Insomma, sicuramente è stato un fattore importante e molto significativo della mia missione, una delle ulteriori fortune che ho avuto, come lei sottolinea, avere il governatore di origine italiana, avere il sindaco di origine italiana non succede sempre, è già successo in altre fasi della storia di New York, e insomma averlo in tutti questi anni, perché hanno mantenuto l'incarico attraverso due rispettive rielezioni, è stato qualcosa di importante, e per la comunità italiana è, diciamo, il simbolo, ce ne sono altri in altri settori, in altri mondi, ma il simbolo di come sia una comunità che sia arrivata. E gli incarichi pubblici, diciamo, sono sempre stati uno degli obiettivi più importanti di qualsiasi comunità che approda
emigra in un altro paese. Ecco, fare un percorso, un cursus honorum nel servizio pubblico, nella politica, è quanto di più bello possa esserci poi per un emigrato. Le storie rispettive delle famiglie Cuomo e De Blasio sono in questo senso molto, molto belle, molto significative. Lei ha ragione, io sono andato a Sant'Agata dei Goti, nel Sannio, in Campania, prima mi sembrava doveroso, ecco, affacciandomi al nuovo incarico a New York, conoscere la famiglia, andare a vedere, a curiosare, come lei ha detto, nel borgo da dove veniva la famiglia che poi ha generato il sindaco di una delle città più importanti del pianeta, New York. Grande orgoglio italiano. Chi vive negli Stati Uniti, tra gli americani che amano l'Italia, amano tantissimo l'Italia, vive in qualche modo una sorta di immagine riflessa dell'Italia, no? La vede negli occhi degli americani e qualche volta si stupisce anche di quanto appeal abbia il nostro paese. Parlo un pochino di quello dell'altra comunità di cui lei ha parlato prima, no? Parlo dei famosi italofoni, italici, gli americani che amano l'Italia. Ci può dire qualche cosa? Cosa ha capito ancora di più in questi anni? Insomma, ecco, questo ulteriore segmento è una sfida importantissima, una sfida strategica, perché va rafforzata sempre di più l'azione verso questo ambito di persone della comunità, per ritornare a quel concetto. Beh, su quello, secondo me, insomma, il lavoro che abbiamo cercato di fare in coordinamento con l'ambasciata è stato quello di spiegare e raccontare un'Italia contemporanea, anche un'Italia che nel 2021 produce scienza, tecnologia, innovazione, un'Italia che è all'avanguardia dell'innovazione, quante componenti nei viaggi spaziali sono italiane, quante componenti italiane ci sono nella ricerca scientifica, anche in questa nuova, insomma, diplomazia medico-scientifica che è così importante nel mondo del 2021. Io ho imparato tantissimo, perché l'amore per l'Italia di questa parte dei nostri amici è straordinario, e ho cercato di restituire questo amore, questa passione per l'Italia, però cercando di essere all'altezza di quello che è l'offerta del soft power italiano in tutti gli ambiti, ecco, non limitandoci a quelli che sono settori tradizionali che sono abbastanza, diciamo, legati a delle idee e percezioni convenzionali sul nostro paese. Sì, no, perché ci sono talmente tante le cose che abbiamo voglia di chiedere al nostro ospite che si susseguono una dopo l'altra. Io sarò velocissimo, Console, perché proprio in linea con quello che diceva prima, ma anche sulla domanda che le ha fatto prima sugli italici, gli italioti, un po' come vengono definiti. Alcuni nostri ospiti che hanno partecipato già a questo ciclo di approfondimenti e di comparazione tra Italia e Stati Uniti ci hanno raccontato di quanto stia crescendo l'interesse anche verso la lingua italiana, non soltanto da parte di quelli che sono, ecco, i cittadini americani di origine italiana, ma anche di tantissime altre persone che vogliono, comunque cittadini americani, che vogliono conoscere la lingua italiana per meglio apprendere, comprendere la bellezza che l'Italia rappresenta di cultura, di arte, di tradizioni. E quanto questo elemento realmente, secondo lei, può aiutare sempre di più il nostro paese ad uscire dallo stereotipo a cui eravamo abituati anche grazie, anzi per grazia o per colpa di tutta una serie anche di filmografia che ha rappresentato gli italiani sempre in una maniera molto folcloristica, legata anche a criminalità organizzata o altro, e quanto può realmente veramente far emergere l'idea dell'Italia come nazione veramente da prendere ad esempio? Tantissimo, bella domanda, le rispondo molto semplicemente: promuovere la lingua italiana è essenziale, è la componente più, diciamo, il cuore del Made in Italy, perché Made in Italy vuol dire lingua italiana, cultura italiana. Attraverso la lingua italiana esportiamo i nostri prodotti, esportiamo la nostra economia, il nostro modo di vivere, e quindi è una battaglia quotidiana che, come console generale, sono sentito di fare pancia a terra, come si dice, insieme a tutto il resto del sistema Italia che c'è a New York. Lo facciamo su impulso di tutto quello che fa l'ambasciata d'Italia a livello nazionale con gli Stati Uniti, ed è importantissimo. Ecco, per noi quota 100 vuol dire arrivare a 100.000 studenti che
nell'area di New York studieranno italiano, siamo oltre 70.000 e sono sicuro che con il grande talento di tutta la squadra istituzionale di New York si arriverà presto a questo risultato. Console generale, l'ultimo anno del suo mandato purtroppo ha coinciso con la pandemia, un periodo diciamo in cui voi come consolato siete stati su un vero e proprio fronte. Quali sono stati i momenti più difficili? Come l'avete affrontata nel corso dei mesi? Sì, dal fine febbraio del 2020 siamo entrati in una fase molto molto delicata appunto della pandemia, all'inizio con diciamo la fase italiana che ci ha molto riguardato qui come consolato per tutte le regolamentazioni che c'erano speciali sull'Italia e poi brevemente con l'arrivo del virus, del contagio negli Stati Uniti e il fatto che New York è diventato l'epicentro rapidamente di tutti gli Stati Uniti. Il consolato ha contribuito, credo, al meglio grazie a una squadra eccezionale di cui ho avuto il privilegio di disporre in questi 5 anni. Mi lascio ringraziare i miei collaboratori diplomatici, la console generale aggiunta Silvia Rimoncini, la console aggiunta Irene Asquini, il console aggiunto Riccardo Cursi, attraverso di loro le altre 40 persone che lavorano al consolato, e ci siamo rimboccati le maniche. Il consolato non ha mai chiuso, ha fornito servizi di emergenza straordinari fin da subito, lo abbiamo fatto nel quadro di un gioco di squadra anche qui con l'ambasciata d'Italia a Washington e gli altri consolati. Io ho sempre tenuto a rendere questo consolato come un luogo umano di ascolto, di vicinanza per non solo sulle pratiche consolari ma in generale. Ecco, credo che con la pandemia questa funzione di ascolto e ausilio si sia accentuata ancora di più. Sfide molto difficili perché ovviamente poi fare lavorare con tutti i vincoli che abbiamo, dei protocolli, delle nostre squadre, con una domanda crescente di servizi consolari, richiede punti di equilibrio ogni giorno diversi e più avanzati. Ma insomma, credo che il percorso che abbiamo avviato sia importante. Ecco, insomma, il consolato c'è, è un fronte, come lei ha detto, lo è sempre in generale, con la pandemia lo è diventato ancora di più. Ultima notazione, abbiamo contribuito appunto sempre insieme all'ambasciata a rimpatriare decine di migliaia di persone attraverso il volo all'Italia, che per fortuna è sempre rimasto tra New York e Roma. Quindi è stato un momento in cui ancora di più il consolato è riuscito a far sistema e a lavorare come parte di un sistema italiano che si era già consolidato il resto nell'arco di sempre. Crediamo profondamente nel gioco di squadra, ogni componente qui ha un ruolo diverso, dobbiamo metterle sempre a sistema, dobbiamo dimostrare a tutti come l'Italia in realtà ce l'abbia nel suo DNA il gioco di squadra. Noi, ripeto sempre, abbiamo vinto tanti mondiali di calcio senza avere una stella particolare, un protagonista, ma proprio per la forza della squadra. Ecco, siamo italiani e siamo orgogliosi anche di questa nostra capacità di fare squadra. Capacità anche grande di adattamento. Noi siamo praticamente alla fine di questa piacevolissima intervista, questa chiacchierata con il nostro console generale, a cui voglio chiedere in chiusura un'ultima domanda. Vado un po' sul personale e mi deve scusare per questo. Lei è pronto oramai a lasciare questo incarico per assurgere, come abbiamo detto prima, a un altro incarico come ambasciatore in quel Belgio nel quale lei è nato, se non ricordo male, perché leggevo la sua biografia, lei è proprio nato a Bruxelles, quindi è come se tornasse a casa. Però le chiedo, nel lasciare l'incarico di console generale a New York, lei ha per caso nel cassetto qualche rimpianto di qualcosa che avrebbe voluto realizzare, purtroppo il tempo non le ha permesso di farlo, e quindi vuole lasciare un'eredità al suo successore? Diciamo, ci sono tantissime sfide aperte, tantissime cose che uno non è riuscito a fare, e non per questo credo che comunque devo guardare indietro con rimpianto. Quindi diciamo, dividerei la risposta in una parte: sì, è vero, tantissime cose non concluse, tantissime cose non fatte, non realizzate, che sono sicuro che il mio bravissimo successore e collega Fabrizio Di Michele farà. I rimpianti sì, cioè fanno parte della condizione umana, ma anche
insomma, così, la consapevolezza che tutto non si può fare e che quando si affrontano queste sfide professionali, che l'importante è lo spirito di servizio che deve contraddistinguere dal primo all'ultimo momento delle missioni diplomatiche e consolari. Mi faccio sorridere, diciamo che l'ultima domanda invece me la voglio prendere io perché ho un diritto di prelazione. Allora, volevo chiedere al nostro ambasciatore nato a Bruxelles, però da genitori di origine veneta e siciliana, questo voglio dirlo, voglio chiedere all'ambasciatore che cosa porta della sua New York, di questa New York a Bruxelles. Ah no, tantissimo, non ci sta dentro nessuna valigia, in nessuno zaino e borsa. Porto New York, questo spirito di umanità incredibile che ha questa città, lo sguardo che ha questa città ogni giorno su se stessa intesa come abitanti, la resilienza, la capacità anche così di ironizzare, la grande personalità, lo sguardo dei newyorkesi. Oltre che la natura bellissima di questa città, che non è solo una giungla di cemento, ma dei parchi, dei giardini che sono sensazionali. E l'arte anche, certo. Beh, sicuramente Letizia, sono certo che il console Genuardo appena potrà tornerà comunque a New York, quindi tu avrai il piacere anche di incontrarlo nuovamente, perché dalle sue parole traspare la passione con cui ha vissuto la sua esperienza newyorkese, perché raccontava anche appunto di una città che ha un'anima e quindi da cui è difficile poi allontanarsi con grande possibilità. Io ringrazio veramente tanto il console generale Genuardi per essere stato con noi, per aver dato parte del suo prezioso tempo, anche perché sappiamo che purtroppo quando si è in fase di cambio incarico per preparare anche il passaggio di consegna al successore, c'è un vortice di impegni e di adempimenti che bisogna fare, quindi veramente è stato un grande regalo che ha permesso di realizzare per OK Italia Parliamone, per Italy, quindi veramente grazie ancora per essere stato con noi. Letizia, grazie anche a te per aver contribuito anche con l'individuazione di una così importante personalità ad aiutare i nostri ascoltatori in Italia e non solo, a poter confrontare le esperienze dei due paesi e a potersi sentire un pochino più cittadini del mondo, laddove c'è comunque sempre un po' d'Italia. Grazie veramente ad entrambi per essere stati con noi. Grazie a voi, complimenti per il vostro ciclo, programma e per tutto quello che fate. Grazie ancora, arrivederci, grazie anche ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo approfondimento con OK Italia Parliamone Italy. Arrivederci a tutti. Arrivederci.